Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, nonché ultima parte della nostra striscia Win Streak in sella al team di Sam Pandelis, runner up, secondo classificato, dei mondiali 2017 di Anaheim. Come potete vedere nelle scorse puntate, che trovate tra l'altro qua sotto in descrizione, prima, seconda e terza parte, se non le avete ancora viste, volate. Abbiamo cominciato prima in una maniera un po' claudicante, poi ci siamo un po' liberati da molte ansie e ho piazzato quattro vittorie di fila. Adesso ci rimangono le ultime tre partite, abbastanza decisive, ai fini del poi bilancio finale. Chissà, vediamo un po' come riuscirò a concludere. Sono ottimista, ma allo stesso tempo anche realista. E insomma, il team è buono, io mi sono lievemente abituato, però mi sono anche un po' disabituato perché ieri sono stato a fare un torneo con insomma, il mio team, quindi si perde un po' la mano anche a giocare un team e poi un altro team, ma vabbè, non è un modo di mettere le mani avanti, semplicemente, insomma, vediamo un po' poi cosa ne esce fuori. Ovviamente, qualora vi sia piaciuto questo video, poi mettete mi piace, commentate e poi iscrivetevi al canale, lo dico ora perché magari qualcuno di voi non guarda gli ultimi 15 secondi dove faccio queste raccomandazioni, stile promozione mastrotiana. Andiamo subito in Battlespot e divertiamoci. Giappone 1461, ho esitato un pochino perché insomma 1461 è un po' bassino come rate, però questo passa al convento. Chomp Ninetales, Arca Gastro, Sablay Bulu. Allora, Sablay col solo utilizzo del nostro Lele potrebbe essere già un Pokémon interessante da battere. Io, se vossignori sono d'accordo, farei questi. Ho abbastanza in mente i quattro da portarmi. Qua purtroppo non abbiamo freeze dry, se no. Allora, il quarto Chomp sta bene tutte le stagioni, sostanzialmente. Rischiamo un po' con Bulu. Bulu che però con Arcalele, insomma, dai. Alla Xurkitry no. Ho due terra, uno più veloce, insomma, non voglio trasformare il nostro amico giapponese in un fenomeno portando Xurkitry se lui mi porta Garchomp o Gastro. Ma portiamo Garchomp, che è il Pokémon che secondo me si confà di più, si confei di più. Una volta settata eventualmente la Tailwind. Vediamo. Purtroppo finché non risaliremo un po' la china, siamo solo a 1550, 40 punti che sono. Troveremo avversari, insomma, sì, competitivi come abbiamo trovati, anche, va detto, nelle ultime apparizioni, ma non poi tro cioè, si può trovare di meglio. Allora, io qua Protect Tailwind. Non sto a rischiarmi Zete nel viso. Se poi magari lui è bravo e io avrei veramente tanto piacere lo fosse, fa Flare Blitz su Mandibuzz e Rock Slide. Reggo comunque. Ma quantomeno, se non flincio, metto la Tailwind. Ok. Quindi adesso stiamo al 30%. Crit. Sarebbe veramente meraviglioso. Zete Electric. Quindi crit assolutamente useless. Si è andato su Mandibuzz, ma ovviamente no, mi auguro che sia andato su Mandibuzz di Zeta Electric. Comunque lui si è già giocato la Zeta, ragazzi. Questo per noi è importante. E soprattutto Arca non ha la bacca.
Ok. Oh, sono contento. Beh. Cioè. Abbiamo perso Mandibuzz, ma sono contento che l'avversario c'è. Quindi niente speed control per noi. E allora attenzione, perché lui aveva anche Ninetales fra le sue fila. E la cosa potrebbe diventare complessa. Io vado di Moonblast più Franella. Tanto quell'arca mi aspetto che protegga barra se ne vada. Guardiamo se entra davvero Ninetales. No, entra Gastro. Si prende una frana. Niente, va bene. E lui va di Poison Jab. Non ci tira ovviamente giù. Speriamo però che non ci avveleni. Qui sarebbe importante non beccare il veleno. Ok. Ed è altrettanto importante prendere il KO su Chomp che non va giù. Ok, è un Chomp a V. Ecco, questo può essere però un problema. Scusate un attimo, eh. Proviamo questa. Controllate un po' se noi con l'ele dopo siamo più veloci di un Garchomp Jolly after a Bulldoze. Perché adesso siamo in grado di reggere un Poison Jab. Ci riprendiamo con la bacca. Speriamo nuovamente in un non veleno. Oh, frana, frana, frana. Speriamo là di non flinch. Se non ha flinchato, turno meraviglioso. Buah. Ora il Poison Jab anche a meno 1 non penso che lo reggeremo. Partita si mette malissimo. Mandibuzz ci faceva stracomodo. Immaginatevi di giocare questa partita sotto Tailwind. Banalmente. Allora. Non mi ricordo se l'ho inserita la Protect, mi sembra di sì. Sì. Protect e Bulldoze. Vediamo un po' cosa ne viene fuori. Dovremmo reggere e recuperare con la bacca. Questa cosa non mi torna. O è estremamente offensivo lui, ma no, non è nemmeno nei specs né life orb. Questa cosa non mi torna proprio. Perché? Orribile. Veramente orribile. Noi siamo fottutelli. Allora. Con l'ele siamo più veloci di... Chomp. Se butta arca su Chomp come dovrebbe fare, noi abbiamo perso. Però io devo tentare assolutamente questa mossa qua. No, entra Tapu Vulu, meno male. Allora, vi dico questo. Perché forse con la Z tiriamo giù quel Gast. Oh, del resto, ragazzi, o è offensivo o è difensivo. Scald ci ha fatto veramente troppo.
Io ho fatto Psychic, come potete aver visto su Chomp, e quindi Bullone. Siamo più in un attacco speciale, come se fossimo Spex, però tanta difesa. Ma qua è importante, è vitale tirare giù questo Gastro. Bene. E direi altrettanto bene anche questo colpo. Ora il problema è Arca. Butta Chomp lui. Lui va di Chomp. Andiamo di Protect. Il terremoto, il quale avrà potenza dimezzata, ma dovrebbe bastare per tirare giù quel Garchomp. Poi purtroppo io mi prenderò magari anche un Woodhammer, che non farà piacere, ma ragazzi, che devo fare? Ho le spalle al muro, turno 1 a sorpresa con la mossa Z. Ok. Questo frizza. Questo frizza. Ok, Route Skin più Recall fanno sì che Bulu se ne vada. Bene, bene, bene. Quindi siamo da soli contro Arcanine. Attenzione, può succedere di tutto. Arca è senza bacca. Io penso che lui possa fare Flail Blitz sull'Ele e poi pensare di fare Extreme Speed in un secondo momento su Garchomp. E quindi sarei tentato di proteggere l'Ele e fare una frana. Ma faccio questo. Lui si prende il Rogue Skin. E allora se la porta a casa lui. Perché ho Flare Blitz anche dopo due recover di Grassi Terra e non me lo reggo. Ci proviamo, ma... In ogni caso, gran bel match. Al Cardio Palma, partita in handicap match per quella tech da Best of One del nostro avversario. In Best of Three si gioca diverso. Il fatto che tra l'altro è Zeta mi fa proprio dire che non reggeremo Flare Blitz. Perché vuol dire che allora probabilmente anche Adamant è anche più veloce di noi. Vabbè, quello ci può stare. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok. Peccato. Casella rossa. Ci abbiamo provato fino alla fine. Penso meglio di così non potevo giocarla. Per come è partita, ovviamente, la partita... Quindi sono comunque contento e orgoglioso di aver perso davvero per un capello. Va bene, dopo 4 vittorie era difficile continuare così. E onore al nostro avversario che ha giocato molto bene il turno 1. Del resto ragazzi, Arcanine Gigavolt Havoc, è da Londra 2016 che non se ne vedono. Insomma, vabbè. Ok, ok, ok. Andiamo avanti. Italia, Sicilia, 1476. Oh, derby italiano, un altro sotto 1500. Incredibile. Qua attenzione. Oranguru, Araquanid fanno presagire. Probabilmente
uno speciale. Arachnid speciale. Signori, io contro questo team non ho la più pallida idea di cosa fare. The most pallid idea. Ma proviamola così. Oggi giornata best of one. Franceschino, se sei nei nostri, fatte sentire nei commenti. Io posso fare tante cose. Se quel Marowak protegge e lo attacco e lui mette Trick Room, ho perso. Se quel Marowak non protegge e io attacco Oranguru, ho perso. Wow. Proviamo l'approccio con terapia conservativa. Aurora V più in team late. Ah. E infatti, fatto bene perché lui non protegge. Giustamente. Ha fatto proprio bene. Non ho fatto Roar per quello. Quindi noi abbiamo sacrificato Ninetales. Ma almeno abbiamo messo l'Aurora Veil. Il problema è che adesso lui mette la Trick Room. No, Z Trick Room, quindi. E Z Psychic. Mi sento male. Ok. E gli sale anche la curasi. Non contento. È giunto il momento di Mandy. Ve l'ho detto. Non so che pesci prendere contro un team del genere in Best of One. Trick Room in Best of One vince. Allora. Cioè, se lui ora mi entra con una Araquanid su Marowak e incomincia a fare Self-Instruct, io non... Ma facciamo un full play su Marowak, ma... Ci credo poco. E un Flare Blitz su Oranguru, via. Bonmerang, lui è a meno 1 e sotto Aurora Veil, infatti il danno, come potete vedere, è abbastanza contenuto. Taunt. Io ora gli tiro giù Marowak, ma gli fa un favore perché entra con Araquanid. Però del resto, ragazzi, devo farle le kill, sennò. Buono allora. Che sia rimasto lì, vi dirò. Un burnello. Dovrebbe resistere. Sì. Ok.
Proviamo questa. Me la rischio. Speriamo che non abbia fatto. Shadow Bone su Arca. Perché va bene a meno 1, va bene l'Aurora Veil, ma ci fa un gran male. Va di Flare Blitz su Mandy. Ok. Ci siamo, siamo in partita, siamo in partita. Anche full play non ha fatto poco, eh. Siamo più veloci perché c'è la Trick Room di quel Coco, quindi vediamo se rientra con Oranguru o se ha Araquanid. Se entra con Araquanid. Feromosa, buttarlo sotto Trick Room. Beh. Beh. C'è ben due turni di Trick Room inoltre. Io vado doppio. Ok, Coco non lo temo. Coco non te temo. Feromosa invece. Buono. Lo abbiamo in pugno. Era cominciata molto male la partita. E qua non me ne volere, Franci. Ma non hai scelto proprio i Pokémon migliori. Perché portare Feromosa e Coco e poi decidere di mettere Trick Room. Mi sarei aspettato Araquanid. Avesse avuto Araquanid era tutto da giocare. Altro che. Provo a mettere Tailwind. Che qualora quel Coco avesse protetto, finiva la Trick Room, partiva la Tailwind. Non ha protetto, quindi la Tailwind comunque la mettiamo. Vabbè, partita a questo punto possiamo dire finita. Coco viene giù. E adesso siamo 3 contro 1. Aurora Veil, ragazzi, ci è stata molto utile per reggere la marea di quel Marowak. Ok, qua abbiamo Moonblast più full play, tra l'altro super efficace full play. Niente da fare, 3-0, è andata molto meglio di quello che avrei sperato nelle più rose aspettative. Però ecco, Franci, non me ne volete, questi video sono anche a scopo didattici, non magari nei tuoi confronti, ma in generale. Se decidi di mettere Trick Room, ok Marowak, ma Feromosa e Coco dietro. Insomma, forse ci stava davvero bene al posto di uno dei due, forse al posto di Coco, tra l'altro. Un bel Araquanid. Comunque, casella verde, e noi andiamo avanti per l'ultimo match. 1457 svizzeri, ragazzi, oggi tutti sotto 1500, che è successo? Una negata ombe, però fortunatamente vedo che sono team strabuoni e quindi adatti per dei test attendibili. Allora, Mandibuzz. Mandibuzz, l'ho già scelto. Beato te che sei così sicuro della tua vita. Mandibuzz, possiamo fare Mandibuzz Lele. Se poi c'è Metagross, c'è il full play. Sì, Mandibuzz Lele, ragazzi, non per essere monotono, ma purtroppo c'è Coco, c'è Ninetales. Mi parte Coco Ninetales, io parto con Mandibuzz e devo. E lui ha il campo elettrico, allora a quel punto Bora, più eventuale Z, più eventuale Fulmine, anche banalmente Life Orb, rompe le Pelotas. Invece così. Poi, sempre il Fido Arcanine, che ragazzi, è come il prezzemolo, sta bene dovunque.
poi io sarei sempre per Chomp. Sarei sempre per Chomp, ragazzi. Non me ne vogliate, ma uno non voglio rinunciare alla Z. Due, sono anche abituato a giocarmi Arca Tailwind, che metto con Bravia Rima nel mio team Chomp, quindi se voglio un po' ricalcare lo stile di gioco del team che mi sto giocando ultimamente e che mi sta dando tanta soddisfazione, ho bisogno di fare questa cosa. Come potete vedere, lui lidda, come avevamo detto, Ninetales Coco. Allora, Tailwind, poi oh, se lui ha mossa Z più Bora, salutiamo comunque Mandibuzz, ma proviamoci. Tailwind più Psyshock su Ninetales, vediamo cosa succede. Non vado di Calmind perché Ninetales potrebbe anche avere Encore. Volswitch, ok. Tra l'altro sull'Ele. Specs, il nostro Coco. Il nostro Coco è un Coco Specs. Ah, giusto. Tailwind quasi sicura, un paio di Pelotas, perché voi sapete cosa può succedere. Meno male. Stavo riferendomi ovviamente alla Bora. Ok. Buono. Considerando che abbiamo Garchomp, va bene. Ora, io non starei per far partire la Weakness Policy, o Policy, così lo zio è contento, a Metagross col full play che non lo tirerei giù. Andrei bensì di Taunt su Metagross perché voglio preparare dopo il doppio colpo full play più Flare Blitz. E entrare ovviamente con Arcanine. Che adesso mi aspetto che lui faccia un Meteor Mash più Bora. Tutto su Mandibuzz. Magari non lo fa. Magari va Zen Headbutt sull'Ele. In quanto potrebbe bastare per tirare giù l'Ele. Vediamo un po'. Ok, non arriva la Bora. E di questo io sono stracontento. Entra gara. Ok. Bene. Bene anche che si sia boostato. Così di full play gli faccio di più. Io sarei anche per lasciare una danza abbastanza libera. Quel Gyarados o una Z da sparare, io se lui danzerei. Non ho fatto niente, niente di Flare Blitz, c'è l'Aurora Veil, siamo intimiditi. Ok, confido adesso in questo full play che essendo lui a più 3, buono. Zeta decide di non danzare proprio probabilmente in virtù del fatto che noi abbiamo dalla nostra full play e che quindi se avesse danzato un po' di full play noi gli avremmo fatto tanto. Guardiamo se perdiamo Arcanine o se decide di farci un gran bel danno su Mandibuzz. Decide di farci il gran bel danno su Mandibuzz. Dovremmo essere in grado di reggere. Così è. Mamma mia, che Pokémon questo qua. Che Pokémon Mandibuzz. Pazzesco. Pazzesco. E guardiamo adesso. Coco, dai.
C'è l'ultimo turno di Tailwind. Fatemi controllare chi è più veloce fra Arca e Mandibuzz. Dovrebbe essere più veloce Arca, che sarebbe eccezionale per noi. Eccezionale veramente. Perché così facciamo Bulldoze e poi facciamo Roost. Perché se facessimo Roost e poi Bulldoze ci prenderemmo anche Mandibuzz. Invece a me piace calare tanto la speed di quel Coco, che tra l'altro abbiamo crittato. Fa sempre piacere. Adesso perdiamo la tipologia volante. Godiamo sempre del più uno in difesa speciale. Quindi di fulmine non ci tiri giù. Questo è il danno di un Coco Specs, ragazzi. Dragon Dance. Ora quel Gyarados comincia a diventare un po' rognoso. Io ho una cosa da fare, cioè provare a rimettere Tailwind e buttare dentro l'Ele. Mi prendo una cascata più uno sull'Ele. Se arriva sull'Ele, qua avrebbe senso fare doppio su Mandy. In tal caso vorrà dire che avrò un Intimidate. Mi può quasi andare bene lo stesso. Lui riva di Dragon Dance, più 2. Quindi a questo punto il fulmine lo reggiamo con Mandibuzz. E rimettiamo anche Tailwind. Ok ragazzi, siamo ufficialmente in quella cosetta marrone che facciamo la mattina. Benissimo, ero straconvinto reggesse. Bene, bene, molto bene, non c'è che dire, benissimo. Bene, ma non benissimo. A tratti malerrimo. Se c'era la Tailwind era tutta un'altra zolfa. Con Garchomp eravamo più veloci. Grazie, c'era Pelipaio o Kim Jong-un. Ma che è sta cosa? Proviamo l'Intimidate, vediamo se lui... Finita. Crit. A più uno. Non penso l'avrei resistito uguale. Qua da recriminare, cioè recriminare. Qua da far notare il pelo nell'uovo. Cos'è? Non aver messo Tailwind, ero sicuro di metterla. Errore mio? Boh, sì, per forza, errore mio. Nel calcolo dei danni, ma io penso che sia stato un rolletto, perché insomma, ho l'arroganza di pensare che i danni ancora li so calcolare. E poi vabbè, abbiamo trovato il Gyarados con Ice Fang. Onore al nostro avversario, però purtroppo signori, qua è una casella rossa e non vale nemmeno la pena andare avanti, perché insomma, fulmine cascata. Ciao, non voglio rubare altro vostro tempo. Peccato, peccato. 6 vittorie, 4 sconfitte quindi con il team di Sam Pandelis. Mettiamo quindi l'ultima casella, che purtroppo è rossa, e poi facciamo le considerazioni finali di questo team. Che dire ragazzi, questa serie è giunta alla fine. Ammetto che è una delle serie più difficili che ho portato a conclusione con più fatica, perché penso si sia capito, non è un team che in mano mia esprime tutto il suo potenziale, e a me non piace veramente molto avere anche solo il Ninetales, per dire, con solo Icy Wind, senza Protect, senza Bora, insomma. Cose che è un abito questo che si calza bene su Sam Pandelis, ma evidentemente non su Francesco Pardini.
Sto vivendo proprio la stessa cosa, a parti invertite, in questi giorni dove tutti mi stanno provando a rippare il team con Bravery e Magnezone senza risultati, io continuo a farci top ai tornei e gli altri non riescono a giocarlo. È così. E il mondo è bello perché vario, qualcosa che può funzionare per me può non funzionare per voi e viceversa. Quindi do praticamente la colpa, anche se poi alla fine abbiamo concluso in positivo 6 su 10, trovando anche delle tech particolarmente importanti da Best of One. Ricordo il Giga Voltavok di Arcanine nel primo match di questo video, insomma, quindi abbiamo trovato anche l'Ice Fang stesso in quest'ultimo match di Gyarados. Per carità, è una mossa che in quella slot ci può stare, che però solitamente magari non ci sta perché c'è il terremoto. Però insomma, a quel punto la partita era comunque molto compromessa, Ice Fang o meno, va detto. In ogni caso, signori, è andata così, 6 su 4. Il team, beh, chiaro, ha fatto finale mondiale, quindi sarà buono. Però, ripeto, non sono mai riuscito a portare Xurkitry e fare Tail Glow. L'ho fatto una volta e mi sembra di aver perso. È evidente, lo gioco in un'altra maniera da come probabilmente andrebbe giocato. Però, vabbè, siamo qua ovviamente a testare e sperimentare in maniera seria, il VGC 17 e quindi, ci ho provato. Prossima win streak cercherò un team che possa in qualche maniera adattarsi un po' più alle mie caratteristiche di gioco. Io ragazzi vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a mettere mi piace e commentare un po' anche voi queste ultime tre partite, magari fatemi sapere se qualche mossa l'avreste fatta meglio, secondo voi, ne parliamo nel solito modo educato che vi contraddistingue, e poi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché siamo vicinissimi ai 24.000. I quali, mi dice la regia, sono vicini ai 25.000. Ciao a tutti ragazzi, noi ci vediamo presto con un altro video. Ciao ciao!